Accelerab è un acceleratore di incubatore di piccole e medie imprese e start-up innovative e non. Ad oggi se ne contano all'interno 546 che vengono appunto accelerate e aiutate nella crescita strategica nel loro business attraverso anche un matching che viene fatto all'interno dell'acceleratore tra le stesse 546 imprese. Per quanto riguarda Accelera, ha al suo interno inoltre brevettato tre software che vanno ad aiutare gli angel investor a valutare le aziende. Per quanto riguarda i software, si chiamano Angelica, Metis 2.0 e Cassandra 3.0. Io sono qui per rappresentare l'operazione Palazzo Sisto V e in virtù di questa operazione anche sono stati utilizzati i tre sistemi di intelligenza artificiale. Per quanto riguarda Angelica, va a fare una valutazione aziendale basata unicamente sul fatturato attuale dell'azienda, che in questo caso in Palazzo Sisto V è di 1.211.000 euro. In questo caso Angelica va a valutare l'operazione attraverso quella che è una media aritmetica dei tre metodi valutativi aziendali classici, ossia il patrimoniale, il finanziario, il misto e il reddituale, andando quindi ad estrapolare quello che è un valore di circa 7,8 milioni di euro. Per quanto riguarda invece Metis 2.0, va a fare una sorta di sviluppo strategico del progetto nei 5 anni, ossia 23-28 in questo caso, andando ad apportare al valore dell'azienda anche quello che è l'aiuto dell'acceleratore. In questo caso si va a registrare quella che è una crescita da 1,8 milioni a 4,6 milioni. Per quanto riguarda Metis, va inoltre ad inserire all'interno della valutazione aziendale anche quella che è un'analisi di mercato, basata su una matrice che va ad evidenziare quella che è la consistenza del mercato, che va ad evidenziare inoltre quelli che sono i top player del settore, il valore distintivo del castello e il vantaggio competitivo dello stesso. L'ultimo software invece brevettato nell'anno corrente da Accelera Hub è Cassandra 3.0. Cassandra 3.0 è un software che va invece ad effettuare quello che è un piano strategico del progetto in questo caso, se no altrimenti per le aziende, di 10 anni, che va ad elaborare una proiezione che va da 1 milione di euro nel 2023 ad 4 milioni 8 nel 2033, con un utile netto di 900.000 euro. Inoltre in Cassandra, con l'input da parte di Angel Investor, si prevede un piano di rientro dell'equity investito nell'operazione di circa 500.000 euro l'anno. Inoltre all'interno dell'operazione tutti gli investitori potranno accedervi con un ticket minimo di 500 euro, e si prevede, gli angel investor hanno previsto, insieme appunto all'aiuto di questi tre software che ho elencato, un rendimento dell'operazione di circa il 10%, che appunto la fa sicuramente essere un'operazione molto promettente.